questo affaccio meraviglioso, la terrazza di Radicondoli, dove possiamo vedere ed ammirare il patrimonio, la ricchezza vera di questo territorio, la geotermia. Cercheremo di capire che cos'è, cercheremo di spiegare perché è un potenziale veramente enorme e come è stato sfruttato il territorio, tra virgolette, come è stata sfruttata questa ricchezza proprio a beneficio del comune di Radicondoli. Lo facciamo insieme ad Emiliano Bravi, il mio ex, oggi lo ribattezzo così, ex perché lo abbiamo conosciuto come sindaco di Radicondoli, quindi ex sindaco, profondo conoscitore di questo territorio e anche ex presidente del consorzio che gestiva e metteva insieme un po' tutti i territori legati alla geotermia. È così? È così. È così, la geotermia per questi territori è di fondamentale importanza. Si è scoperta ora, diciamo negli ultimi tempi, perché ad oggi si parla tanto di transizione ecologica. La geotermia è un'energia pulita, rinnovabile, che non deve essere sfruttata, ma viene coltivata dal gestore, perché costantemente viene riniettata ciò che esce o comunque ciò che è i reflui da parte delle centrali, viene rimessa all'interno sul territorio e viene rimessa nei fori da dove esce poi il vapore. In questo modo si coltiva la geotermia per cercare di aumentare sia il potenziale ma anche la fruibilità. Quando si parla di geotermia negli anni abbiamo sempre pensato alla creazione di energia elettrica, no? Vedete le centrali con i loro fumacchi, come si dice da queste parti, ma importante dal 2024 in poi è pensare alla geotermia come per usi non soltanto elettrici, ma termici, usi civili ed industriali, perché tramite il calore, come dico io, sempre ci possiamo fare il caldo e il freddo. Quindi è stata proprio sfruttata. Innanzitutto raccontiamo bene ai nostri telespettatori che questi fumacchi, cioè si tratta di, come dire, il fumo naturale che viene dal fuori, esce dal terreno, quindi è semplicemente il calore della terra. Non ha niente a che fare con l'inquinamento, è tutto naturale. È tutto vapore naturale, naturalmente. Il gestore, tramite la spinta migliorativa delle pubbliche amministrazioni negli anni, ha cercato di eliminare le emissioni che potevano creare dei problemi con dei filtri o comunque con degli abbattimenti. Sono costantemente H24 controllate sia dal gestore stesso ma anche dall'ARPAT e dall'ASL, e di conseguenza non ci sono pericoli per la salute o l'incolumità. Naturalmente, come tutte le cose, va gestita ovviamente, e coltivata, perché altrimenti si creano problemi. Le centrali, quello ecco, che si vede, vediamo da qua? Vediamo le centrali presenti sul territorio del comune di Radicondoli, sono attualmente 5, e dove sfruttano il calore e il vapore che viene dalla terra. In questo modo, con le turbine, in base alla potenza e alla forza del calore che esce, sviluppano energia elettrica che viene messa in rete. A differenza delle altre energie rinnovabili, solare, l'eolico, questa non si ferma, va in continuità, è costante e di conseguenza ha una caratteristica migliorativa rispetto a quello che è per noi oggi il fossile, però non inquina. Invece altre energie rinnovabili attuali hanno quella fattispecie particolare negativa, cioè hanno che hanno dei picchi sull'ambiente. Quando c'è vento si fa l'eolico, quando c'è il sole si fa l'energia con i pannelli. Invece qui H24 riusciamo ad avere una emissione costante, una reazione costante di energia elettrica. Però tutto quello che è geotermia può essere usato per la creazione di opportunità per i territori, sia per quanto riguarda il riscaldamento. Il capoluogo del comune di Radicondoli, appunto il centro storico di Radicondoli, nelle legislature passate è stato teleriscaldato, per cui i cittadini residenti e non, per riscaldarsi, per avere l'acqua calda tutto l'anno, usano il vapore. Il vapore, per cui un impatto ambientale a zero, non ci sono più le centraline a gas o GPL come era Radicondoli, non ci sono più emissioni in atmosfera e poi oggettivamente viene meno anche quel pericolo di scoppio che ha il gas, perché è semplicemente uno scambio di calore, acqua calda, acqua ghiaccia, l'acqua calda si scalda per la ghiaccia, per cui ecco,
questo è quello che in questo momento viene fatto. Come viene sfruttato? Viene sfruttato anche per fare le serre, per attività serricola, per avere una costante tutto l'anno, perché per riscaldare la serra si usa il vapore dei cascami, che non viene usato per fare energia elettrica, può essere usato anche per altre cose. Per cui la geotermia deve essere vista per la maggior parte per uno sviluppo sociale ed economico dei territori, perché come che dico sempre, dicevo anche al gestore quando ero in altri ruoli, soltanto il 10% del potenziale della geotermia è energia elettrica, il resto è potenza per lo sviluppo e opportunità per i territori, sia sociale ed economico. Quindi si può utilizzare in un doppio, diciamo, in doppio certo. Modo. Com'è che la Valdelsa, e in modo particolare nel territorio di Radicondoli, ha questo calore che viene dal sottosuolo, che ovviamente tutti abbiamo, ma perché proprio a Radicondoli emerge? Vabbè, questa è una questione geologica, non è una questione antropica, ma è una questione semplicemente naturale per la consistenza sul sottosuolo. Radicondoli, se vedete bene lo sviluppo delle centrali, è una fascia che dalla parte pisana all'Arderello, Radicondoli arriva fino alla Miata, per cui questa striscia è importante a livello geologico, con le rocce impermeabili che fanno poi riscaldate con il magma sottostante, riesce ad avere questa potenza che con ricerca, con attenzione, è sul territorio. Questo però non vuol dire che tutta la Valdelsa non la possa sfruttare. Quindi è un potenziale per tutta la Valdelsa, certo. Non solamente per il comune di Radicondoli. Certo, è un potenziale per tutta la Valdelsa, naturalmente in tutte le cose ci vuole collaborazione e ci vuole visione, perché se senza la visione si parla di sviluppo di energia elettrica e basta. Invece le amministrazioni e gli imprenditori devono sapere che con questo potenziale, questo calore, ci possiamo fare veramente attività, che può essere dalle serre, come ho detto prima, ma può essere anche tutta una serie di attività dove serve il calore o serve anche, e qui magari per qualcuno sarà una particolarità, ma serve anche il freddo, perché con il caldo ci si fa il caldo, ci e si fa anche freddo. Il freddo. Un frigomacello, per esempio, un'idea che viene da Atavica, di un ex sindaco di Radicondoli, può essere fatto sfruttando, raffreddando le celle con il calore. È un potenziale davvero enorme. Sì. Raccontiamo un po' la storia, nel senso come avete capito che questo era un potenziale da sfruttare e come poi negli anni è stato sfruttato. Ad oggi, abbiamo cercato un po' di dirlo, quello che appunto viene utilizzato, e poi guardiamo un po' al futuro, quindi come la Valdelsa potrebbe beneficiare davvero di questa ricchezza straordinaria del territorio. Allora, fino a qualche anno fa era impensabile trasportare il vapore in Valdelsa, perché ogni chilometro perde le sue caratteristiche. Oggi con le tecnologie è possibile naturalmente a costi importanti, e può essere però visto come un'opportunità per il futuro, per far crescere tutta la Valdelsa per determinati tipi di attività, non soltanto per riscaldarsi. Possiamo scaldare Casole d'Elsa, possiamo scaldare gli altri paesi vicini, ma anche per le attività. Il futuro. Il futuro dovrebbe essere ancor più proiettato verso la coltivazione e lo sfruttamento di questa energia rinnovabile. Oggi si parla tanto di transizione ecologica, ma spesso ci fermiamo ai costi che impone la transizione ecologica, ed è molto più comodo continuare con il fossile. Invece con energia rinnovabile, oltre a salvaguardare la parte climatica, la nostra salute, abbiamo anche delle opportunità. Per far questo naturalmente ci vuole una visione, unitarietà di intenti, che spesso non ce l'abbiamo, perché siamo abituati a guardare il nostro piccolo orticello, e invece bisognerebbe allargare i nostri orizzonti, perché in questo modo potremo creare un valore aggiunto non soltanto a questa piccola comunità che è Radicondoli o alle zone geotermiche, ma alla Toscana e l'Italia, perché altre zone del mondo danno un valore maggiore a questa energia, e mi riferisco all'Islanda storica, ma mi riferisco anche a paesi emergenti che hanno non raddoppiato ma decuplicato le loro installazioni geotermiche, come la Turchia.
Quindi insomma è davvero una prospettiva da tenere in considerazione. Certamente. Emiliano, io intanto ringrazio per questa spiegazione sulla geotermia, per averci introdotto meglio e farci capire meglio insomma di che cosa si tratta. Ovviamente il panorama qua è meraviglioso, quindi un'ultima domanda su come il territorio dovrebbe essere rispettato e quindi come questa ricchezza potrebbe essere sfruttata e a chi potrebbe, l'abbiamo cercato un po' di dire, ma a chi potrebbe servire, nel senso attualmente il comune di Radicondoli beneficia di questa energia, ma potrebbe davvero per tutti i comuni della Valdelsa rappresentare una fonte di energia senza andare ovviamente a deturpare il paesaggio e il territorio dove si trova la geotermia. Allora, questa è una domanda che negli anni me ne sono sentita fare molto spesso e la spiegazione è molto semplice. Guardate voi cosa e su come influisce, come tutte le opere dove c'è l'uomo vanno gestite. Fino a qualche anno fa, da questo panorama vedevamo i vapordotti, vedevamo quei grandi tubi che collegavano i andando verso il mare, si vedevano molto bene. Se andate oggi non ci sono. Non ci sono, non ci sono più, perché soprattutto negli anni 5-10 anni fa abbiamo iniziato una collaborazione con il gestore per interrare e mettere in trincea i vapordotti, per cui tutto è migliorabile, tutto è fattibile e l'impatto è caratterizzato da questi fumacchi, appunto, che poi sono impattanti in senso positivo, perché vederli dà un senso anche un po' di romanticità, di romanticismo a questo panorama, che secondo me è il panorama della Toscana, come si dice, secondo me è il plus della Toscana minore, quella Toscana che non viene vista spesso, però che è una ricchezza per il nostro territorio. E poi la geotermia, e chiudo alla domanda, può essere veramente una ricchezza non soltanto per questi territori, per quello abbiamo detto, ma anche per le royalty economiche che versano in base alle normative, ma può essere una ricchezza per uno sviluppo verso la transizione ecologica e nel rispetto, non soltanto per Radicondoli, ma anche per i comuni della Valdelsa. Bene, allora noi proseguiamo questo tour nel borgo di Radicondoli per raccontare le iniziative che ci attendono per la primavera e poi per l'estate. Grazie. Grazie a voi. Primavera ci sono diverse iniziative che riguardano Radicondoli, tanti festival legati alla musica, ma prima di arrivare a quelli, le giornate del FAI che spesso insomma raccontiamo e che in tutta la provincia di Siena svelano davvero dei tesori bellissimi. Alessandra Bettini, buongiorno. Buongiorno. È responsabile dell'ufficio turistico di Radicondoli e anche del Museo delle Energie. Intanto sono curiosa di sapere che cosa è contenuto all'interno del Museo dell'Energia. Abbiamo appena raccontato la geotermia insieme ad Emiliano Bravi e ovviamente voi avete ben pensato di raccontare, no, tutta la storia legata a questo percorso che riguarda Radicondoli e non solo. Esattamente, il Museo dell'Energia del Territorio di Radicondoli è un museo inizialmente didattico che è nato nel 2004, quindi ormai ha già tanti anni, e racconta tutte quelle che sono le energie rinnovabili sfruttate fin dai tempi antichi nell'area intorno a Radicondoli e chiaramente non solo, e ha un occhio, diciamo, focalizzatore sulla geotermia, proprio sulla risorsa geotermica che noi abbiamo qui nel territorio. Ci sono tante scolaresche che vengono ovviamente a visitarlo perché è importante, no? Partire dai bambini e raccontare loro come il territorio deve essere sfruttato in maniera anche consapevole. Esatto, soprattutto in questi ultimi periodi in cui l'energia, diciamo, è una
un punto focale e cruciale della nostra esistenza. Quindi, ecco, dove si trova il museo? Il museo è all'inizio del paese ed è facilmente raggiungibile perché comunque siamo dotati di tutte le tecnologie più moderne, quindi è una bella esperienza per i ragazzi e non solo. Perché, da vivere. Sì, esattamente. Anche delle iniziative, intanto ci siamo un po' persi nei vicoli di Radicondoli perché è veramente molto bello da far vedere, un paese da vivere nella tranquillità assoluta del paesaggio in cui Radicondoli è incastonata. Ci sono delle iniziative, facevo cenno alle giornate del FAI, che proprio per primavera accolgono tantissime persone, tantissimi turisti. Noi abbiamo raccontato il Natale a Radicondoli e adesso siamo pronti alla primavera. Che cosa ci attende? Allora, la prossima settimana, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 marzo, sarà presente il FAI qui a Radicondoli ad aprire le porte di uno dei luoghi, diciamo, più nascosti del nostro territorio, e cioè la riserva naturale di Cornocchia, con l'allevamento dei cavallini di Monterufoli e dell'asino grigio del Montagnata, che sono due razze in via di estinzione che proprio i carabinieri della forestale di questa zona mantengono e curano proprio con una salvaguardia della biodiversità. Quindi, insomma, davvero una caratteristica molto particolare che si trova solamente a Radicondoli, praticamente. Sì, esattamente, perché a Radicondoli abbiamo sia la riserva naturale di Cornocchia che la riserva del Palazzo, che sono gestiti dai carabinieri della forestale, e sono delle aree in cui la natura viene salvaguardata. E noi abbiamo un territorio boschivo molto ampio, molto florido, e lo possiamo, insomma, proprio ammirare. Sì, esattamente. E quindi, diciamo, queste sono delle aree protette e molto importanti per la nostra sia economia che comunque anche per la nostra vita quotidiana. La riserva naturale di Cornocchia con la fattoria non è sempre aperta al pubblico, quindi approfitteremo proprio nelle giornate del FAI per queste visite. Esatto, insomma, saranno delle visite guidate di circa un'ora in cui i carabinieri ci presenteranno sia la villa, che è una villa costruita intorno al 600-700, e poi anche tutta l'area all'intorno, quindi sia vedendo gli animali che vedendo proprio il paesaggio circostante. Intanto arriviamo da Via della Costa, quindi questo scorcio bellissimo che vi abbiamo fatto vedere, arriviamo praticamente nella piazza principale, no? Davanti al comune di Radicondoli, che abbiamo visto animare, come ho detto prima, durante il Natale. Ci sono appunto delle iniziative che voi avete cercato di realizzare, che si concretizzano davvero con tantissime visite. Quanti sono i turisti e perché Radicondoli, come dire, negli anni è diventata così di attrazione, no? Per tanti visitatori?
Beh, allora, partiamo dal concetto che comunque Radicondoli è un paesino molto, uno dei paesi medievali più carini di tutta la zona, quindi comunque diciamo vale la pena visitarlo. C'è un grande senso della comunità e quindi diciamo ogni angolo è ben curato non solo dall'amministrazione ma anche dai singoli cittadini che si preoccupano e si occupano proprio. Se lo sentono proprio loro, esattamente. Quindi, e poi Radicondoli è sempre stato famoso per i suoi eventi. Noi abbiamo un ricchissimo calendario di eventi che praticamente copre tutto l'anno e non è solo limitato diciamo ai periodi più caldi della stagione, ma abbiamo proprio un ricchissimo calendario che già dal mese scorso va avanti e che proseguirà poi per tutta l'estate. Quest'anno saremo alla 38esima edizione del Festival del Radicondoli Festival, poi avremo ancora le feste paesane sia di San Giovanni che della Castagnata in Piazza, la partecipazione alla camminata fra gli olivi. Sono tutti eventi che ormai da tanti anni si ripetono e che sono ben accetti sia dalla popolazione che dai numerosi turisti che ci visitano ogni anno. Per i cittadini di Radicondoli questo legame forte con la natura e con il territorio, che cosa significa? Che cosa dà di diverso? Allora, io non saprei esprimerlo esattamente. Quello che sento è che chiunque arriva a Radicondoli dopo poche ore si sente a casa. Quindi questo penso che sia il motivo principale per cui tante persone decidono di trasferirsi qua e di vivere qua poi. E i cittadini stessi, che magari sono autoctoni, che vivono qua da tantissimi anni, aumentano questo senso di casa, di famiglia. Chi arriva qua per la prima volta e magari entra in contatto con un local, come si dice oggi, dopo un po' stringe subito un'amicizia. Esatto, stringe subito un'amicizia e quindi diciamo si comincia di nuovo un nuovo percorso che poi farà di questa persona un nuovo cittadino radicondolese. Una cosa molto bella che ho notato anche questa mattina quando sono arrivata, le persone che escono dalle proprie abitazioni, passeggiando incontrano altre persone, si salutano, buongiorno. È una banalità, forse sembra una banalità, ma oggi insomma non è proprio così del tutto comune a volte. Forse in una grande città non è più così, no? Qua per fortuna rimangono ancora questi piccoli gesti di buona educazione, di buona creanza che comunque ci permettono di sentirci proprio in una vera e propria comunità. Allora, noi vi aspettiamo tutti a Radicondoli per visitare questo posto davvero molto bello. Ricordiamo il FAI, che è il prossimo appuntamento con questo incontro e connubio tra la natura e la scoperta anche della storia di questa villa, insomma, che verrà poi resa disponibile e visitabile ai visitatori, ai turisti. Benissimo, vi ringrazio. Sabato 23 e domenica 24 marzo vi aspettiamo a Radicondoli per le giornate del FAI di primavera. Grazie. Radicondoli è un giardino, come dire, allo stato puro e lo possiamo vedere da tutti gli scorci, da tutti i chiassini che attraversano il paesino, ma vogliamo raccontare proprio i giardini del cuore. Che cos'è questa iniziativa? Lo scopriamo insieme a Cristina Martini. Ciao Cristina. Ciao Irene. Allora, la proloco, mi metto intanto a sedere qua con te perché insomma voglio proprio respirare questa, come dire, natura incontaminata, no? Qua a Radicondoli abbiamo questa fortuna e quindi oggi ne approfitto. Sì. La Proloco organizzerà a breve, insieme a tante altre associazioni, insieme anche al comune, insieme ai cittadini anche proprio, soprattutto loro, questo bellissimo evento. Di che cosa si tratta? Allora, Radicondoli Giardini del Cuore è già la terza edizione, è nato per rendere veramente visibile questo stato naturale di Radicondoli, che è proprio un giardino all'aperto. E da lì io ho voluto introdurre anche, insieme ai miei della Proloco, volevamo portare a Radicondoli
un punto di riferimento e rendere Radicondoli un punto di riferimento per l'arte del verde, sia a livello curativo. Infatti la prima volta abbiamo avuto l'onore di avere con noi Andrea Amati, che ha presentato il suo libro Salvarsi con il verde, che veramente auspico a tutti di poterlo leggere, perché è una rivoluzione. E lui ha definito Radicondoli veramente uno stato naturale di un verde che cura, già per come si presenta, per come i nostri nonni hanno mantenuto questa natura così incontaminata e così perfetta, intatta. E già la prima edizione ha visto trasformarsi le vie di Radicondoli in un fiume di piante e di fiori, che sono state, creando anche una mostra a mercato, la possibilità di acquistarle e di cominciare veramente anche un approccio di contatto tra il verde e la gente, e soprattutto vedere come il verde cambia lo stato d'animo alle persone, il verde inteso come fiori, come outdoor. E Andrea Amati ha proprio cominciato da qua, era il primo anno che aveva presentato il libro, a diffondere, e ha detto che da Radicondoli è arrivata la fortuna di questo suo progetto. E Andrea Amati ci ha seguito anche l'anno scorso alla seconda edizione, dove ha portato un progetto tra il verde e la musica, perché Andrea Amati ha studiato architettura del verde, e musica e arte. Lui sta veramente integrando tutto questo. Quest'anno lo aspettiamo con qualche altra sorpresa, e tutto questo si svolgerà il 4 e 5 di maggio a Radicondoli, in due giornate in cui avremo appunto interventi anche a livello culturale. Sono veramente felice di essere a Radicondoli, meraviglioso paese, luogo di storia, d'arte, di cultura, dove si sta svolgendo la manifestazione Radicondoli, i giardini del cuore. È un paese terapeutico, cioè è proprio un paese dove si viene per stare bene. Quindi sono felice di partecipare a questa bellissima manifestazione, sono felice di essere stato invitato a parlare del verde che cura, della riconnessione con la natura, di arte ambientale. Sono i temi su cui sto lavorando e che sto portando avanti da tempo, e credo che non possa esistere luogo più adatto di questo per entrare veramente in questi argomenti così importanti oggi per la nostra vita, una vita spesso piena di stress, piena di tensioni, e invece in questo luogo è possibile trovare una serenità autentica data proprio dall'arte e dalla natura, quindi un luogo veramente di benessere. Quest'anno sono veramente contenta di portare l'idea anche dell'orto. L'orto che può diventare di comunità, un progetto di, in piazza verranno veramente allestiti dei cassoni dove si può dimostrare di poter far l'orto, che poi è il misto tra fiori e piante, anche edibili ovviamente, anche per quanto riguarda i fiori, per creare l'interesse, riportare le persone ha il concetto di ho qualcosa a chilometro zero. Io posso avere nel mio giardino, nella mia terrazza, anche in una piccola cassetta, tutto quello che mi serve. E questo diventerà un progetto, perché l'idea è di portare il concetto di orto di comunità, e potremo anche magari creare interesse come posti di lavoro. Questo da un'idea che nasce da un evento, un po' anche stando a contatto con veramente persone che hanno dato la loro vita a studiare quello che è il rapporto umano tra il verde e appunto e la persona. E quello che sarà di novità è che la Proloco quest'anno si avvale della collaborazione con una guida molto brava, ambientalista e escursionista, che è Francesca Spampinato, che sta portando alto l'interesse andare a visitare i nostri luoghi in passeggiate, dove si va a riscoprire la biodiversità, quindi quello che sono anche la naturale
tendenza a aver mantenuto questo aspetto così intatto di Radicondoli e lo vuol portare a fruirne anche fuori da Radicondoli. Infatti stanno arrivando tante persone anche da fuori per visitare, per fare delle passeggiate dei trekking all'aperto, esatto, per andare anche a scoprire quali sono le specie della flora e della fauna che esistono qua in questo territorio. Sarà possibile fare le passeggiate in quei giorni o è in quei giorni una cosa? Allora esattamente in quei giorni la passeggiata non ci sarà, ma ci sarà una cosa molto interessante: la riscoperta con la passeggiata delle erbe selvatiche di Radicondoli, per andare a osservare quelle che sono le erbe, perché ci sono delle erbe autoctone molto particolari anche, che esistono solo qua, che esistono solo qua e che hanno delle specificità, e soprattutto sensibilizzare la gente nell'andare a custodire questo tesoro o come appunto farle permanere e farle crescere ancora di più. E questo è un progetto che lei ha avuto in mente insieme al suo lavoro di guida ambientale e soprattutto rivolto allo scambio dei semi. Infatti abbiamo già fatto un evento qualche settimana fa mettendo a disposizione queste collezioni di semi e questo scambio che attraverso la Proloco che avviene per poter fare un orto e poi dire portiamo insieme e vediamo i risultati. Ed è stata una cosa molto seguita in maniera trasversale sia dai giovani, e questa cosa mi ha toccato tantissimo, che dagli anziani che hanno portato i loro semi magari custoditi in cantina, e si stanno anche scoprendo delle peculiarità di piante e forse anche di frutti autoctoni che si devono andare ad intercettare. Ma è molto molto bello. I Giardini del Cuore, l'ingresso ovviamente sarà dalla strada principale, dalla via centrale che attraversa il borgo di Radicondoli, che avrà una scritta tutta fatta con delle piante, quindi non vogliamo svelarvi troppo perché dovete venire assolutamente a vedere, e tutte queste piante che appunto attraverseranno la strada principale. Hai fatto riferimento all'orto, perché c'è oggi anche nelle grandi città una voglia di riappropriarsi, no? Di questa, esatto, vecchia tradizione, quindi anche magari a Milano, anche a Roma, ognuno si fa il proprio orto nella terrazza, e quindi questo è molto molto bello. Qua, come dire, tutti abbiamo una tradizione, no? Contadina, fortunatamente, che ci viene incontro, quindi anche semplice poi. Ma anche l'idea, secondo me, riscoprire. Quasi tutti hanno un piccolo appezzamento di terreno, però ci sono anche delle persone che non ce l'hanno. E dare, magari mettere a disposizione un appezzamento comune dove fare un orto di comunità, secondo me è un valore aggiunto a quello che è il nostro, diciamo, mood di Radicondoli. È questa comunità che condivide tanto, che viene coinvolta come negli altri. Quindi ognuno può andare magari per il proprio tempo libero a zappare, a piantare. Vediamo come regolamentarlo, però sì. E avere uno scambio di zucchine, pomodori. Esatto, esatto. Oppure creare anche del lavoro e con i prodotti magari offrirli anche a chilometro zero alle varie attività. Questo è proprio un progetto che potrebbe prendere campo in maniera da... Ci saranno persone interessate anche a farne un lavoro e dare la possibilità dall'orto di comunità creare della formazione per fare di questa attività e anche sensibilizzare i giovani a tornare un attimino a prendersi cura di quello che poi andiamo a mangiare, insomma. Assolutamente, assolutamente dobbiamo farlo. Allora, ricordiamo le date? 4 e 5 maggio a Radicondoli, e vi aspettiamo perché sarà veramente ancora una sorpresa. Insieme a vivaisti importanti da tutta Italia ci saranno anche degli artigiani che avranno sempre da offrire inerentemente al tema garden le loro creazioni, che possono essere sempre in tema floreale oppure vegetale, e questo secondo noi porta, e forse avremo in più la capacità di farci fare ai nostri ristoranti dei piatti specifici, come è successo anche l'anno scorso, a tema floreale. Cristina, allora grazie di averci raccontato di questo grazie evento di maggio legato alla primavera, ma sappiamo che ce ne saranno altri in estate, quindi sì, sì, torneremo sicuramente. Grazie e buon lavoro a tutta la Proloco. Grazie a voi.
Continuando a passeggiare per queste, guardate qua, bellissimi, bellissimi scorci di radicondoli, vogliamo però parlarvi anche un po' delle frazioni, in modo particolare della frazione di Belforte, che molti di voi conosceranno. È un piccolo, veramente molto piccolo borgo, ma che comunque in provincia di Siena è molto particolare e molto conosciuto. Ci sono dei festival legati alla musica che sono importanti nel panorama musicale anche della regione toscana. Ne parliamo insieme al nostro amico presidente dell'ARCI di Belforte. Piacere. Ciao Irene, piacere. Fabio. Ciao, Fabio, sì. Fabio Torriti. Allora Fabio, ci mettiamo a sedere, sì, alle nostre spalle abbiamo Belforte. Sì. Raccontaci un po' di questo borgo e del circolo ARCI, sì, che ha una tradizione importante per questo paesino. Direi proprio di sì. È un piccolo, si vede, piccolissimo borgo satellite del comune di Radicondoli. Io mi ci sono trasferito circa 14 anni fa e ho trovato una vita, diciamo, di paese veramente attiva, attivissima, gente sempre disposta a stare insieme. È un po' la prerogativa dello stare a Belforte questo, no? E quindi nel mio piccolo, una volta arrivato lì, conoscendo le persone, ho detto: ma come mi posso mettere in gioco in questo? E da primo ho partecipato come socio al Circolo ARCI e poi dopo nelle elezioni che sono succedute sono diventato presidente. Hai fatto carriera. Sì, diciamo di sì, ma con tutto quello che ne consegue. Ovviamente. Però no, vabbè, comunque sì, il Circolo ARCI è un circolo... Ha una tradizione importante. Ha una tradizione molto importante per il luogo, anche perché è l'unico, diciamo, punto di ritrovo, se togliamo le attività commerciali, dove le persone si possono ritrovare e stare insieme. Aggregazione, sì, esatto. E tra l'altro, storicamente, il popolo belfortino negli anni, credo 70, così, alla fine dei propri lavori della giornata, hanno costruito, lo hanno proprio fatto. E quindi, diciamo, ho ereditato una parte storica molto importante e che ha tutto il diritto di andare avanti, anche se poi le cose, diciamo, negli anni sono sempre diventate più difficili, perché la gestione di un'associazione adesso non è come si faceva magari prima, un po' più all'acqua di rose, ora è un pochino più complicata dal punto di vista amministrativo. Bisogna essere seri, insomma, seguire tutte le attività in fare un certo puntuale. Modo, sì. Insomma, questi signori si trovavano la sera con pale e cemento, hanno costruito questo bel circo. L'hanno proprio edificato. Esattamente. Ora, per l'appunto, adesso il comune con questa amministrazione ha deciso di ristrutturarlo, ne aveva bisogno, devo dire, perché insomma, dopo tanti anni aveva bisogno di essere ristrutturato e adesso il circolo è chiuso per lavori, dovrebbe riaprire, si spera, il primo possibile. I lavori dentro sono stati già finiti e stanno lavorando fuori per fare verrà una cosa molto bella, quindi siamo un po' in pausa, diciamo, e però aspettiamo di avere il circolo nuovo per ricominciare a fare per tutte bene, tutte sul le serio. Attività. Non ci aspetteremmo che da questo piccolo borgo che vediamo alle nostre spalle, come dire, si esprima uno dei festival musicali. Tu sei musicista, sì. Forse, come dire, degno veramente di nota nel panorama musicale anche a livello regionale. Sì. È stata, allora, faccio un piccolo passo indietro sul discorso, diciamo, della creazione di questo festival, perché... Belfortissimo, sì, che quest'anno è alla quarta edizione, nato, diciamo, in seno alla pandemia. Infatti i primi concerti li abbiamo fatti con le mascherine, esecutori e pubblico. E praticamente io sono musicista, ho avuto la fortuna di girare tanto tutto il mondo per il lavoro, però ho avuto sempre un concetto della musica un po', diciamo, ampio e non legato soltanto ai luoghi storici dove si fa la musica, no? Per la musica classica, i teatri e compagnia bella. Faccio una piccola citazione: tantissimi anni fa ho avuto dei problemi di salute, ormai quasi 30 anni fa, e sono stato ricoverato in un reparto a Firenze per tanti mesi, un reparto oncologico, e lì ho deciso di fare qualcosa con la musica per i pazienti, perché c'ero stato io in primis, e quindi ho creato questa manifestazione che ancora va avanti, a 25 anni, ha avuto già due premi dal Presidente della Repubblica,
che si chiama Careggi in Musica, io poi ho lasciato, sta andando avanti, e quindi anche, ecco, vedere la musica non solo sdoganata, diciamo, è una missione quella della musica, no? E quindi arrivando a Belforte ho pensato, bene, visto... Cosa posso inventarmi qua? Sì, ma è venuto anche un po' per caso, perché spesso sono sceso giù a suonare, giù nella strada, perché una cosa particolare di Belfortissimo è che si fa in paese, si fa senza nessun tipo di ausilio, cioè non c'è palco, non c'è nulla, si suona in mezzo alla strada, viene chiusa la strada ovviamente, siamo in un borgo medievale, quindi la via Santa Croce è una via meravigliosa, e stranamente, da quello che succede normalmente suonando all'aperto, che è molto secco per suonare, ha un'acustica meravigliosa. Quindi è un palcoscenico naturale. Naturale, sì, e poi è bello anche il contrasto, che fino a poche ore prima c'è un movimento di qualcosa, poi tutto si ferma. L'unica musica autorizzata è quella dei musicisti e delle campane, che non si possono fermare, e si va avanti per un'oretta così. E questo già dal 2020 ha avuto un successo di pubblico clamoroso, io non me l'aspettavo. È seguitissima la cosa e diciamo, il contesto di questo Belfortissimo è anche il fatto che io tengo tantissimo ai giovani e mi rendo conto che, essendoci passato anche io da studente, il lavorare per tanti mesi su studiare, diciamo, delle cose, poi hanno anche bisogno di avere uno spazio ad hoc per verificare anche quello che è una parte della vita, cioè l'esecuzione di un concerto, no? Quindi, con le conoscenze che ho, diciamo, dal punto di vista professionale di altri colleghi sparsi sia in Toscana che fuori, perché poi abbiamo invitato anche ragazzi da fuori, mi faccio sempre consigliare su ragazzi che sono, diciamo, bravi, che hanno voglia di fare il concerto, e invito, è un festival Belfortissimo dedicato ai ragazzi, alla Quindi musica da camera per ragazzi. Un trampolino di lancio, se sì, vogliamo, per sì, alcuni di loro. Sì. Può sì. Rappresentare questo. C'è un'altra iniziativa che proprio a Belforte prende vita, e mi raccontavi, legata alla musica, ancora una volta, e ai bambini. No, è qui a Radicondoli. Per i bambini a Radicondoli, sì. Io lavoro per una fondazione svizzera, ormai dal 2001, ho cominciato nel 2001, in modo continuativo da una quindicina d'anni. E sì, questo è un paese meraviglioso musicale, diciamo, i bambini qui vengono presi a scuola, li portiamo giù qua sotto e facciamo musica con loro. La musica è il contesto per socializzare, per stare insieme, loro stanno tutto il pomeriggio con quindi noi. Quindi come attività extrascolastica. Come attività extrascolastica, esattamente, sì, sì. E cosa viene fuori, insomma, dalla curiosità poi dei bimbi? No, vabbè, per loro, come dire, i bambini ormai negli anni vedono quello che è entrato prima e ancora quello, e diventa quasi una cosa normale per loro, cioè avere uno strumento, suonare uno strumento è una cosa che sta nelle loro corde, capito? Quindi fa parte della loro vita, ecco. Noi ci aspettiamo poi magari qualcuno riuscirà ad andare avanti, non è la prerogativa principale quella, però socializzare attraverso la musica, fare in un certo modo, stare insieme, e la musica fatta insieme, non la musica, non le lezioni, ci sono anche singole. Le lezioni singole, ma insomma principalmente si punta tutto insieme, lo stare insieme. Lo stare sì, insieme. Sì, esatto. Allora, tornando al festival Belfortissimo, sì. Non ci sono ancora le date, per quest'anno, ma ancora no, sì. Si svolgerà da giugno a agosto, andiamo sempre, periodo, diciamo, il periodo bello, si spera sempre che ci sia, assolutamente, che ci sia, per sì. Stare fuori all'aria aperta. Sì, ora quest'anno siamo un po' ancora titubanti sulle date, perché non sappiamo, siccome Belforte sarà oggetto del lavoro del teleriscaldamento, e quindi dovrebbero anche essere fatte, sì. Non sappiamo ancora se partiranno o meno. Io ho, tra virgolette, un piano B, se non fossero disponibili, diciamo, la via Santa Croce, di farlo magari in luoghi un po' più particolari, anche perché noi, per esempio, ogni anno abbiamo fatto un concerto fuori da Belforte, sempre nei dintorni di Belforte, organizzando una merenda e concerto per tutti. 2 anni fa l'abbiamo fatto nel bosco, qui sopra il Bosco della Selva, insomma. Quindi delle location sempre, sì, particolari. Cioè, il Belfortissimo è a Belforte, però un concerto lo facciamo sempre fuori. Sempre fuori. Forse quest'anno potrebbe essere possibile farli tutti fuori, perché sennò vedremo. Senza problemi. C'è un sito, una pagina Facebook dove sì, è possibile visitare? Sì, abbiamo una pagina Facebook, si chiama Arci Belforte, Siena, ovviamente.
È sempre abbastanza aggiornata, sì. E quindi da lì potremo vedere quali saranno le date del concerto. Sì. Fabio, io intanto ti ringrazio. Grazie a voi. Salutiamo i nostri telespettatori per questa puntata dedicata a Radicondoli e ovviamente vi invitiamo assolutamente a venire a scoprire questo territorio anche con tutto il dintorno, no? Tutto il paesaggio bellissimo, questa campagna e con il borgo di Belfort. Grazie mille. Vi aspettiamo.